Amici Aeronauti, bentornati in Toscana. Siamo a Bolgheri per la seconda parte dello speciale Sassicaia. Mi parla Marchese dell'uvaggio prima di tutto e poi perché questo vino ha fatto insieme ad altri pochi blasoni la storia del vino italiano, specialmente in America. L'uvaggio è Cabernet Sauvignon per l'80% e 20% Cabernet Franc. Diciamo che la storia, il Cabernet è stato reso forse famoso un po' in tutto il mondo, si è diffuso in tutto il mondo perché è un'uva che si adatta molto bene ai climi più diversi. E in America, negli Stati Uniti, ha avuto una grande divulgazione attraverso i vini di Bordeaux, che sono prevalenza Cabernet Sauvignon, poi c'è una percentuale, una piccola percentuale di Merlot e di Cabernet Franc, ma insomma, sono prevalentemente Cabernet Sauvignon, e grazie a un critico di vino, un giornalista che è diventato molto famoso negli Stati Uniti, i vini di Bordeaux hanno avuto una diffusione, una promozione molto particolare e sono oggi i vini più venduti nel mondo. Negli anni 70 una degustazione a Londra, dove c'erano circa 250 vini Cabernet provenienti da tutto il mondo, e sorprendentemente qualcuno ci aveva infilato anche il Sassicaia, e a grande sorpresa di tutti, perché era la prima volta che un vino italiano si affacciava più proprio al panorama internazionale. Diciamo che, per adoperare un termine creato da Angelo Gaia, il Sassicaia è stato il primo vino italiano che ha parlato una lingua straniera. In anteprima del 2013 Sassicaia di Tenute San Guido. Colore, come vedete, nel bicchiere si presenta di una veste molto carica, quasi penetrabile sul fondo più specchiato del bicchiere. Il naso io l'ho assaggiato per voi, sia dal punto olfattivo che gusto olfattivo, recupera molto questa nota di ciliegia nera e anche la nota delle piccole bacche di sottobosco. Parlo del mirtillo e posso parlare anche di fragoline di bosco. La bocca è assolutamente fruttata, ma di un frutto molto elegante, e non solo, recupera queste note di alloro, di cacao, a volte anche di tostatura, ma una tostatura molto molto elegante. Il sottofondo che riesce a recuperare è proprio il cioccolato. Giustamente noi lo aspettiamo in bottiglia per dare quello che è l'ampiezza della gusto olfattiva, ma quando chiude, questo vino chiude in maniera molto equilibrata, nonostante il legno, molto centrale e soprattutto con un tannino che secondo me ha davvero un qualcosa di eccezionale, non è così incisivo come il legno dovrebbe dare. Amici aeronauti, io vi saluto da Tenute San Guido in Toscana, nella Bolgheri più vera. Ringrazio il marchese Cesare Orchetta della sua grandissima generosità e ospitalità, con cui voglio fare un cin cin sincero e appassionato. Vi do appuntamento alla prossima puntata del mio amico sommelier, e vi ricordo che chi sa bere bene sa vivere meglio. Ciao ciao!